tu però adesso devi raccontare l'episodio Elsa De Giorgi. Elsa De Giorgi, autrice di un romanzo memoiri coetanei, è una donna che ha contato molto nella società letteraria romana, titolare di un salotto molto frequentato e che ebbe un curioso rapporto con Pasolini. In quel particolare... No, Pavolini sì, questa è una cosa molto particolare. Una delle testimonianze in cui più riportate su Pavolini, ce ne sono appunto anche più drammatiche, da Calamandrei, eccetera, sono molto spesso le stesse. Quella più, una delle più famose è questa di Elsa De Giorgi, che era un'attrice, era andata a rallegrarsi, si è sempre fatto, no? Di mandare ogni tanto le attrici negli ospedali dove c'erano i feriti, in quel caso erano tornavano dal fronte albanese, e greco, erano, lei va una domenica mattina appunto in questo ospedale. È molto bello il racconto, è fatto. Anche lei era molto bella. Era una scrittrice. Vaporosissima. Era bellissima. Girava sempre con una bottiglia di champagne e borsetta. Sì, si narra che avesse addirittura una borsetta fatta apposta per portare lo champagne, questo nel dopoguerra, chiaramente. All'epoca era una giovanissima attrice, molto bella e abbastanza famosa, e di grande temperamento. Racconta di aver fatto una cosa effettivamente piuttosto buffa. Perché lei praticamente durante questa visita scoppia in lacrime di fronte allo spettacolo di questi soldati appunto degli stati pietosi e per la rabbia scappa dall'ospedale e decide di andare direttamente al Ministero della Cultura Popolare, che era quello che aveva comandato queste... Era domenica mattina, lei sottolinea molto questo, era di domenica, lei non conosceva il ministro che era Alessandro Pavolini in quel momento. E comunque appunto come una furia, cioè si descrive proprio un po' infuriata e così presa da un raptus che gli poteva anche provocare delle conseguenze molto negative, praticamente chiede di essere annunciata al ministro che trova comunque al lavoro quel giorno e viene ammessa a un colloquio con lui. E la cosa molto particolare chiaramente nella descrizione di Elsa De Giorgi è questo cambiamento che avviene a un certo punto, perché per un primo parte di questo colloquio pare che Pavolini assentisse, cioè vedesse ragione, condividesse alcuni dubbi di questa donna, addirittura rimanda a dire sì, stiamo sbagliando tutto, e si mostra molto, tanto che lei arriva addirittura a urlargli in faccia questa cosa, vi impiccheranno tutti, morirete tutti, sarà la vostra fine. E di fronte a questo atteggiamento Pavolini sembra che comunque rimanesse molto riflessivo, cioè. Poi racconta del fatto che squilla il telefono dell'ufficio, lui risponde al telefono, è dalla descrizione della De Giorgi sicuramente Mussolini, e lui cambia totalmente atteggiamento e diventa particolarmente duro, rigido, ristabilisce una distanza, eccetera. Lei poi conclude con una nota positiva dicendo: non so che risultato ottenuto, comunque da quel giorno non furono più organizzati gli incontri tra attori e soldati e reduci dal fronte. Questa è una testimonianza molto, molto forte, perché appunto poi è un'altra di quelle testimonianze che fanno nascere uno dei dubbi centrali su Pavolini, come è possibile appunto che, eppure lì come è possibile, è possibilissimo, guardiamo cosa succede tutti i giorni, tra gli intellettuali in potere avviene qualcosa di strano, particolarmente strano, ci sono uomini di enorme intelligenza, complessità, che stranamente si fanno comunque, ogni tanto scelgono di diventare funzionali a un discorso politico di persone particolarmente rozze, e non è il caso di Pavolini. A questo proposito,